con Diego Zappalà Priore di Contrada Campolese. Com'è stato l'avvicinamento al Palio di quest'anno, la vita di Contrada? Quest'anno è stata abbastanza difficoltosa perché abbiamo avuto un po' di intoppi, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo dimostrato come ogni anno come è forte la potenzialità della nostra Contrada, che sappiamo fare tutto, lo sappiamo fare bene. È stato difficile, ma abbiamo avuto ottimi risultati, soprattutto dalla cena di Contrada, che è il nostro fiore all'occhiello, perché facciamo una cena medievale tutta basata sulla ricostruzione del tipico banchetto medievale, con giullari, focolieri e tutto ciò che riguarda lo stile. Quindi mangiamo dei piatti in ceramica e via dicendo. Cerchiamo di ricostruire questa atmosfera che si faceva nel banchetto tipico. Poi certo, per fare tutto questo ci vuole i giovani, quindi il rinnovamento, questi ragazzi che entrano a far parte della Contrada, entrano a far parte e a capire cosa significa far parte della Contrada. Non è facile perché ci sono molte distrazioni e devi far capire bene cosa vuol dire vita di Contrada. Che cosa significa allora essere di Campolese? Essere di Campolese significa avere fede in un credo. La Contrada è per noi è vita, la Contrada è una famiglia, soprattutto una grande famiglia, perché non, per noi, per quello che riguarda Campolese, è una tradizione che dura durante l'anno, tutto l'anno. Quindi finito il Palio, c'è quella settimana tipica di pausa dove nessuno si può vedere e poi si ricomincia con il Palio dell'anno nuovo, perché ci sono grossi progetti, quindi cercare di creare iniziative, creare attrazioni in modo tale che attiriamo a noi giovani che un domani ci daranno il cambio, come è successo per me con i Priori Vecchi. Ma questa rivalità con Contrada Castello non c'è, diciamo? Quale Contrada? Ah no. No, ma come si dice, noi il Palio è Palio, quindi è tutti i Contradaioli e tutte le Contrade sono nemiche. Noi diciamo solo la nostra, amiche, durante l'anno si deve cercare di costruire insieme, poi il Palio è il Palio. Io, come ho detto alla cena di Contrada, noi dobbiamo ricordarci dove siamo arrivati, però dobbiamo capire e ringraziare da chi ha fatto, da chi ha costruito, perché senza di loro non avremmo questo che abbiamo adesso. Qual è la caratteristica di Contrada Campolese? La caratteristica della Contrada, oltre soprattutto la sfilata, è l'armata. Gruppo d'armata che da anni ci contraddistingue da tutte le altre contrade. È cominciato con una tradizione che deriva dal nostro nome, Campo Legiones, Campolese, quindi un campo di legionari. E comunque sì, abbiamo un capitano d'armi a cui dedichiamo ogni anno il saluto, che è Massimiliano Alsebrini, Max Pellegrini. E con lui siamo nati e siamo cresciuti. Purtroppo è venuto a mancare da diversi anni, però è sempre nei nostri cuori. Con Marco Mancini, priore di Contrada Castello, com'è stato questo avvicinamento, questa vita di Contrada verso il Palio 2015? Verso il Palio 2015 noi ci siamo preparati per le manifestazioni che erano in programma, ci siamo preparati con i tamburini, ci siamo preparati con il tiro con l'arco, il tiro da fune. Qual è la caratteristica che ha Contrada Castello nel corteo storico? Nel corteo storico la nostra Contrada si distingue per i propri vestiti che rappresentano la reale vita nel Medioevo delle persone all'interno della nostra Contrada, come la famiglia nobile degli Sforza, in cui viene rappresentata in più fasi della vita con più personaggi. Quindi chi indossa quei vestiti praticamente rappresenta un personaggio storico realmente esistente. Sì. Noi abbiamo uno storico di Contrada che è l'architetto Massimo Temperini, e lui con una certa costanza fa delle ricerche in biblioteca. Se non sbaglio avete festeggiato qualcosa recentemente? Recentemente, ieri abbiamo festeggiato la vittoria con tiro con l'arco con Alietto Gianmarini e Marco Leoni. Ve l'aspettavate? Sono diversi anni che comunque stanno sempre ai primi posti. Da quanto tempo ricopri il ruolo di priore?
circa 2 mesi e mezzo. 2 mesi e mezzo, una vittoria al tiro con l'arco, dicevamo, è un punto di partenza? Sì, speriamo sia un punto di partenza e magari poter festeggiare il 15 con la vittoria del Pari. Io penso che le contrade dovrebbero avere un ruolo aggregativo e dovrebbero diventare, magari piano piano, un punto di riferimento per tutto il quartiere. E spero anche che la cavalcata faccia dei passi avanti in modo da diventare sempre di più un punto di riferimento anche estivo per la città. Non solo 15 agosto, ma 365 giorni all'anno. Esatto.